Cari amici, questo è l'ultimo di tre video che ho dedicato alla conferenza del giornalista Franco Fracassi presentata da Arnaldo Vitangeli della Finanza sul web e ripresa in video da me più. Trovate tutti e tre i video nella playlist Venezuela. Nei video precedenti abbiamo visto come i tre principali fondi di investimento statunitensi, cioè BlackRock, Vanguard e State Street nel 2021 possiederanno un terzo delle ricchezze dell'intero pianeta. E che in realtà i principali azionisti di BlackRock sono Vanguard e State Street. I principali azionisti di Vanguard sono BlackRock e State Street. I principali azionisti di State Street sono BlackRock e Vanguard. Per questo motivo sembrano un po' come la Santissima Trinità, perché sono tre, ma in realtà sono una cosa sola, sono la stessa cosa. Abbiamo anche visto che questi fondi di investimento, oltre a possedere banche e agenzie di rating, possiedono soprattutto la politica infatti sono loro i principali sponsor delle campagne elettorali specialmente delle presidenziali americane e ovviamente dopo aver tirato fuori i soldi chiedono il conto ma soprattutto loro sono anche i mercati rappresentano i mercati e quindi sono quelle entità che decidono se comprare o meno i nostri titoli di Stato e di conseguenza sono sempre loro quelli che decidono se come e soprattutto di quanto deve salire lo spread. Poi abbiamo visto che negli Stati Uniti esiste la Quango, che sarebbe una ONG quasi autonoma, e eh, quel quasi suona un po' strano, sarebbe un po' come dire, una organizzazione quasi non governativa. E questa organizzazione quasi autonoma viene finanziata ogni anno con montagne di soldi dal Congresso degli Stati Uniti. E questi soldi poi eh, arrivano, finiscono nel suo braccio operativo, che è il NED, ovvero la Fondazione Nazionale per la Democrazia, che a sua volta finanzia i due principali partiti statunitensi e a cascata centinaia di altre ONG. Il NED individua i paesi non allineati con l'economia americana, dopodiché, all'interno di questi paesi seleziona dei giovani studenti e li invia al canvas di Belgrado dove vengono istruiti per aizzare l'opinione pubblica per organizzare rivolte proteste e colpi di stato e poi al momento giusto compaiono improvvisamente e prepotentemente sulla scena politica e grazie ad enormi finanziamenti a alla visibilità mediatica e agli appoggi internazionali scatenano il cosiddetto inferno democratico tanto caro agli USA. Ora, dal momento che in Venezuela c'erano già stati due tentativi di spodestare Chavez e guarda caso entrambi organizzati dal NED, vale la pena domandarsi: da dove sia spuntato fuori questo guaido. Guarda caso un ragazzotto di appena 35 anni, peraltro laureato in ingegneria. Allora, innanzitutto premettiamo che. Il governo di Chavez venne eletto democraticamente, fu la scelta di un popolo sovrano che optò per un modello economico e sociale diverso da quello del liberismo. Questo però portò ad una reazione furiosa da parte degli Stati Uniti e soprattutto da parte del sistema finanziario che controlla gli Stati Uniti. Questo significa che la libertà di un popolo di scegliere come essere governati e che tipo di modello economico perseguire è estremamente limitata in quest'epoca di globalizzazione e di finanziarizzazione dell'economia. Questo concetto è molto chiaro ed è la stessa cosa che accade oggi all'Italia. Al governo italiano, che non è libero di seguire la volontà del popolo, perché è ingabbiato dall'Europa ed è ricattato dai mercati e dalle agenzie di rating che poi sono sempre loro è sempre questa trinità sono sempre questi fondi di investimento ma veniamo ai fatti partiamo dal 2005 quando il NED seleziona alcuni brillanti studenti venezuelani e li invia a belgrado presso il canvas affinché li addestri e li istruisca tra di loro guarda caso c'è proprio Guaidó che si distingue subito, è il migliore, è lui il prescelto, tanto che dopo essere stato addestrato presso il Canvas lo mandano a Washington per una sorta di corso di perfezionamento. Un secondo tipo di addestramento, un addestramento culturale da un economista ultraliberista che si chiama Luis Enrique Berizbetia, che l'ha introdotto al neoliberismo. Poi un ulteriore corso a Città del Messico, una sorta di master, sempre organizzato da Canvas e sponsorizzato da JP Morgan. Terminata la sua formazione tra il 2012 e il 2014, Guaidó viene rispedito in Venezuela. E in occasione dell'ennesimo tentativo di cambiare il governo venezuelano per riprivatizzare le compagnie petrolifere, Guaidò entra in azione ed organizza materialmente le barricate. E non parliamo di barricate pacifiche: ci sono stati 126 morti per le barricate di Guaidò. Ma con le barricate gli è andata male. Guaidò non ha ottenuto niente, quindi a quel punto lo hanno fatto candidare. È stato eletto in un collegio semisconosciuto, un collegio sfigato, ma continuava ad essere sconosciuto. Poi, alla fine dell'anno scorso, ha iniziato a girare le principali capitali occidentali per organizzarsi. Ma perché gli Stati Uniti ce l'hanno così tanto con il Venezuela? Beh, perché il Venezuela ha fatto una cosa che ha cambiato l'America Latina, introducendo un modo diverso di fare economia, collaborando ed interagendo con gli altri paesi. Aveva creato con altri paesi un'associazione che si chiamava Alba, il cui scopo non era il profitto ma la crescita dei singoli paesi. Per esempio, Cuba dava medici al Venezuela e in cambio riceveva petrolio, un puro baratto che però ha aiutato i due paesi, ma in quel modo alcuni paesi dell'America Latina si risvegliarono e si liberarono del dominio che gli Stati Uniti esercitavano su di loro e tra questi paesi c'era anche il Brasile che è il paese più importante, no? per dimensioni, per popolazione, per ricchezze, per risorse naturali, per tutto. Per 15 anni il Brasile è stato il custode del Venezuela. Lula è stato il protettore del Venezuela. Quindi hanno incominciato a far saltare gli altri paesi. Il metodo è sempre lo stesso, uno scandalo, un politico corrotto. Se poi non si trova nulla si costruiscono le prove, insomma si trova un modo per aizzare una parte della popolazione per giustificare il cambio di governo. In Brasile le proteste sono iniziate con i mondiali, per gli sprechi, poi per le Olimpiadi, poi si è passati ad un caso di corruzione per una casa data in cambio di qualche cosa. Non è importante che sia vero o meno, il punto non è che Lula non è stato eletto è che non si è potuto nemmeno candidare, magari le elezioni le avrebbe anche vinte. Fatto sta che è cambiato il regime in Brasile, è cambiato il regime in Ecuador, che tra le altre cose ospitava nella sua ambasciata Assange di Wikileaks e che per questo motivo dava molto fastidio agli Stati Uniti. Insomma, sono iniziati a saltare una serie di paesi e in questo modo il Venezuela si è ritrovato sempre più solo ed indifeso. Il momento giusto per azzannare la preda. Ed infatti Guaidó ha incontrato i presidenti di Brasile e Colombia e dopodiché è volato negli Stati Uniti per organizzare tutto. Nel frattempo, in Venezuela, l'opposizione aveva ottenuto la maggioranza in Parlamento. E qui vale la pena fermarsi un attimo a riflettere, perché si parla tanto di elezioni truccate per quanto riguarda l'elezione di Maduro, di mancanza di democrazia. Ma la verità è che il congresso americano ha stanziato ben 900 milioni di dollari per finanziare la campagna elettorale dell'opposizione venezuelana e quindi non c'è stato scontro perché da una parte c'era uno, cioè l'opposizione che aveva un patrimonio da spendere per la campagna di 900 milioni di dollari e dall'altra parte c'erano dei poveracci per quanto Maduro fosse al governo. Così sono andate le cose ed è così che l'opposizione ha preso, ha raggiunto la maggioranza al parlamento venezuelano. A quel punto, a inizio gennaio, quando Guaidò non era ancora tornato in Venezuela, il vicepresidente degli Stati Uniti, Pence, ordina all'ex opposizione di nominare Guaidò presidente del parlamento. Probabilmente dall'opposizione gli hanno risposto: Ma chi è questo Guaidò? Ma Pence deve aver replicato: Non importa, dovete nominarlo. L'ordine viene eseguito, Guaidó diventa presidente del Parlamento e torna a Caracas. Poco dopo, con l'appoggio USA, si autoproclama presidente del Venezuela. Che cosa accadrà in Venezuela? O meglio, che cosa potrebbe accadere? Beh, potrebbe accadere che scoppi una guerra, potrebbe esserci un'invasione oppure un colpo di Stato, ma potrebbe anche non succedere niente. La situazione al momento è imprevedibile. Cari amici, ci sentiamo lontani anni luce dal Venezuela, ma la verità è che siamo accomunati dallo stesso destino, che siamo sulla stessa barca. Che abbiamo lo stesso padrone e non è solo una questione di euro è una questione di strumenti strumenti come la commissione europea la banca centrale europea il meccanismo europeo di stabilità il fondo monetario internazionale eccetera 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 se non si capisce qual è l'origine qual è la radice del problema allora si accettano le cose come stanno, come ce le raccontano, ma in questo modo si gioca una partita truccata perché le regole le scrivono loro e le cambiano anche loro a loro piacimento ovviamente e quindi vincono sempre loro perché loro comprano tutto e tutti pagano gli arbitri, pagano gli spettatori, pagano i cronisti, pagano tutti. In molti paesi si inizia a prendere coscienza di queste cose, ma c'è un problema, l'informazione. Perché i mezzi di informazione e i media che contano sono tutti in mano a questi signori e di conseguenza raccontano solo le cose che vogliono loro e come vogliono loro. Ed anche per questo il ruolo dell'informazione indipendente... È fondamentale e indispensabile. La situazione non è per niente bella e non è per niente facile. La prima cosa da fare è quella di informarsi e di cercare di informare più persone possibili. Dobbiamo tutti prendere coscienza di questa situazione prima che sia troppo tardi. Un saluto dal vostro Matteo De Micheli e vi ricordo che questo canale si sostiene solo grazie alle vostre donazioni. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo servizio.